È una delle meravigliose terrazze sul mare di Soverato. Il Circle si riempie d'arte, di pensiero e secondo me anche di filosofia. Andiamocelo a far dire da Domenico Garofalo, che è uno degli organizzatori di questa manifestazione che già così mi affascina. Sì, noi siamo all'ottava edizione di Materia Design Festival, quindi è una manifestazione storicizzata, ormai una delle più importanti sul design, diciamo, nel sud Italia, ma anche con un posizionamento che di anno in anno, in questi 8 anni, è cresciuto e sta diventando, diciamo, nazionale, tendente all'internazionale. Quest'anno abbiamo pensato di distribuire la manifestazione in due location molto importanti dal punto di vista del tema vacanza, del tema design turismo, e quindi Soverato, la perla dello Ionio, e Tropea, la perla del Tirreno, quindi Borgo dei Borghi. Quindi ieri e oggi, 10 e 11 giugno, siamo qui in questa bellissima location a 50 metri dal mare a fare il pre-opening, quello che quindi noi definiamo una sorta di anticipazione un po' più ludica rispetto poi al core centrale della manifestazione, che appunto si terrà a Tropea dal 27 al 30 settembre 2023. E come potete vedere, siamo all'interno di un format complesso che è caratterizzato da una mostra che si intitola Magna Grecia, da due talk, quindi ieri quello del direttore artistico Antonio Aricò, oggi della designer Lucia Massari, e il tutto poi finirà, come piace dire a noi, in maniera, come dire, con un aperitalk, quindi sorseggiare un drink parlando di cultura a 50 metri dal mare in un posto bellissimo in Calabria. E a Giuseppe Rania chiediamo invece di spiegare a un uomo della strada, tipo me, che cos'è il design. Il design è ciò che ci rende semplice la vita, non deve essere soltanto inteso come bello, come arte. Poi è un connubio di tanti aspetti, però è quello che ci fa vivere bene. Pensate all'oggetto, alla forchetta, anche la forchetta è un oggetto di design, quindi è pensato, studiato, prodotto per renderci la vita semplice. Questo è un po' il senso di design, ed è il senso di design che noi vogliamo portare anche nella casa dei nostri conterranei, spiegando in maniera semplice, in maniera sempre più coinvolgente, le varie tematiche e sfumature che abbracciano il campo del design, alzando sempre un po' di più l'asticella. Quindi quest'anno, appunto, come ha già detto il mio collega Domenico, abbracciamo due splendide terre, due splendide città di mare. Quindi possiamo definirle l'alba e il tramonto della Calabria, in maniera tale da spingere ancora di più la nostra terra verso altri confini, verso altre esperienze. Quindi possiamo dire che chi fa e pensa design in sostanza fa un po' di filosofia, come dicevamo all'inizio. Assolutamente sì, un po' di filosofia non guasta mai, ci vuole sempre il giusto, come ho detto prima, il giusto equilibrio tra le cose. E senza la filosofia, senza la storia, senza l'osare, non penso che si possa parlare di nulla. E a dirigere il talk di stasera c'è Lucia Massari, una giovane artista che sta cercando, questo possiamo dirlo subito, di unire il passato al futuro nella sua Venezia, mi hanno detto. Sì, è così, diciamo che io sono, diciamo che ho origini veneziane, sono nata a Venezia e ho una grande tradizione nel, non solo che ovviamente Venezia è sempre, insomma, cammini per strada, il vetro dappertutto, e nei negozi, nelle case degli amici, nei musei, in qualsiasi posto, ma anche ho, diciamo, un'eredità familiare, nel senso che mio nonno era uno dei primi designer della sua fornace, e mia nonna, poi dopo successivamente anche i miei zii, i miei cugini, insomma, hanno tutti lavorato con questo materiale. Per cui per me non solo come, diciamo, designer, era come doveroso continuare questa tradizione, però è anche proprio una chiamata, per me il vetro è anche una chiamata a continuare la tradizione e cercare, ecco, di rinnovarla sempre perché sia possibile, ecco, che a qualsiasi pubblico, ecco, ne possa avere accesso. E il vetro di Murano quindi rimane una eccellenza, direi, mondiale. Mi permetto di dire che da giovane io scrivevo sui muri la fantasia al potere. Oggi voi scrivete la creatività al potere e questa di stasera è un'occasione per ribadirlo. Ma sì, la creatività è quello che salverà il mondo, perché senza la creatività in qualche modo non si riescono a immaginare mondi nuovi, delle nuove prospettive, il futuro. Io penso che sia così, che la creatività è una cosa che sarà essenziale poi per lo sviluppo, ecco, per l'evoluzione. E vista la disponibilità
disponibilità e la nostra interlocutrice, le chiediamo anche una cosa. Noi, aspettando che arrivasse Lucia Massari, l'abbiamo riconosciuta subito appena arrivata. Significa che lei è fashion e c'è creatività nel suo modo di vestire. Ma io mi esprimo anche in questo modo, voglio dire, la creatività si esprime anche in tanti modi diversi. E penso, ma in qualche modo è possibile che anche le cifra stilistica si nota anche in tutti i lati, perché no, insomma, dai. E poi ai miei tempi, per essere importanti e famosi, bisognava essere anche anziani. Ora invece il mondo è dei giovani. Lei, non diciamo l'età, ma sicuramente era alla fine del 2000 che è nata. Sì, quasi. Sì, no, sì, forse. No, che io sono nata. No, sì. No. Però non diciamolo, non lo diciamo. Sì. No, non lo diciamo, però diciamo lei è un'artista giovane, però sì, che sta emergendo ed è famosa. Sì, vabbè, si può anche dire così. Però insomma, voglio dire, l'importante è essere narratori del proprio tempo, e io penso che sia che in qualche modo ci stiamo riuscendo. E allora l'ultima domanda: ci narra cosa narrerà stasera? Ma sì, io voglio mostrare, io sono una designer, comunque non nasco come designer del vetro, ho lavorato con tanti materiali, però da quando ho approcciato il vetro, non l'ho mai più abbandonato, perché per me è un materiale che mi aiuta molto a esprimere quello che è, diciamo, la mia creatività, diciamo, il medium migliore che mi permette, ecco, di esprimere quello che voglio esprimere. Perciò io vorrei mostrare soltanto i lavori che riguardano il vetro, anche per mostrare anche la metodologia in cui lavoro, ecco. E allora l'ultima battuta: Venezia è Venezia, ma Soverato è bella. Ah, è meravigliosa. Venite a Soverato perché è meravigliosa. Ma già lo sanno che è meravigliosa, non serve che lo dica io. Ormai è diventato un evento che viene atteso con ansia ogni anno, il Nausicaa Veteran Car, che organizza la sfilata delle auto storiche, e per me è una gioia. Sono tornato apposta da un lungo viaggio perché volevo chiedere a Maurizio Benzi, un'altra domenica meravigliosa con tante macchine, tanto divertimento e tanta partecipazione. Sì, ci siamo al quinto trofeo Città di Soverato, come tutti gli anni, grazie della tua presenza e della vostra presenza di tutti i partecipanti, tutti quanti. Siamo qua nel corso di Soverato, che poi ci trasferiamo per fare una prova di abilità con i birilli cronometrata a Piazzale Kennedy, vicino lì a Don Pedro. E poi sì. Premiazioni per tutti e divertimenti per tutti. Questo è un divertimento per tutti. Organizziamo questa manifestazione appositamente per una giornata di divertimento e di far visitare le macchine storiche, perché la cultura storica... E quelle le offerte dalla Nausicaa Veteran Car sono macchine veramente belle, una vera corona. Quali sono le perle più belle? Almeno tre. Ce ne sono tantissime. Allora, dalla Lancia Ardea alla Lancia Flavia, alla Topolino, alle 500, perché le 500 è l'icona dell'Italia. E diverse macchine, abbiamo diverse macchine interessanti nel club. E ho visto venendo una 1100 con guida a sinistra, o mi sbaglio? No, guida a destra. E allora ho guardato male io, ero capovolto. Sì, può darsi, è facile. No, una 1100 di. E poi ho visto una Mercedes, ho visto una 500. Quante ne arriveranno alla fine? Allora, stiamo attendendo che arrivino altri 5 equipaggi e poi concludiamo con il corso per, come dicevo, per trasferirsi a Piazzale Kennedy. Un'organizzazione importante, perché parecchi turisti chiedevano stamattina quando si fa la manifestazione delle auto storiche. Diciamo che l'organizzazione ti impegna tantissimo, e noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Siamo arrivati al quinto trofeo Città del Soverato, ciò vuol dire che ogni anno ci rinnoviamo per la manifestazione. Dicevamo con Alessandro Spanò, vicepresidente del club, che è un evento della tale importanza che quasi quasi bisognava mettere la giacca, però la giacca l'hanno messa le macchine perché sono tutte in grande spolvero. È vero, abbiamo tutti i nostri associati che hanno esposto qui le loro macchine in una forma strabiliante, direi io, tutte ben tenute, come avete potuto notare dal vostro giro. Sì, è un evento al quale noi puntiamo molto, e speriamo l'anno prossimo di riuscire a portarlo a livello
livello nazionale, a carattere nazionale, invitando tutti i club italiani per far sì che questa manifestazione prenda un giusto palcoscenico relativo all'evento stesso. Tutte auto funzionanti, perché sono arrivate qui sul corso con le loro gomme. Sì, sono tutte auto funzionanti, perfettamente manutenute e mantenute dai nostri associati che quotidianamente passano qualche oretta per revisionare la macchina, le vetture, verificare lo stato d'uso o di usura e ripristinare gli eventuali piccole perdite che possono esserci per essendo macchine molto datate. E l'ultima domanda da uomo della strada, queste macchine pagano un bollo particolare? Allora, queste macchine sono le ultra trentennali, sono esentate dal bollo perché appartenenti alla categoria di auto d'epoca, auto storiche iscritte regolarmente al registro italiano dell'ASI. Quindi non hanno un costo di assicurazione ridotto come quota associativa e pagano una quota associativa poi al club, all'associazione dell'ASI che aiuta a gestire tutta la pratica burocratica per fare questo tipo di operazione. Maurizio Benzi non si è sbilanciato, invece la sua auto preferita tra quelle di stasera? Ma io non mi sbilancio nemmeno, però posso dire che ci sono delle auto che sono qui presenti e nate e costruite prima di me, che sono nato nel 1970, quindi più di questo.
Una festa di sport, un evento in cui il Taekwondo è stato protagonista assoluto in una cornice, quella del Foro Italico, vestita a festa per l'occasione. La quarta edizione del World Taekwondo Grand Prix di Roma è stata un successo, anche se è mancato l'acuto azzurro. Bellissimo evento, abbiamo superato tutti quanti i record precedenti, non è venuta la medaglia, questo qua è una cosa che non va bene, siamo abituati male, però dopo un campionato del mondo a una settimana di distanza evidentemente gli atleti erano provati e non siamo riusciti a portare a casa la medaglia, ma va bene uguale. 256 atleti del Gotha Mondiale a darsi battaglia sul tatami. Tra di essi anche il campione del mondo in carica, Simone Alessio, battuto ai quarti. L'evento è spettacolare, l'evento è magico, tant'è che dopo un mondiale vinto forse non lo faresti, se non fosse a Roma. L'abbiamo fatto lo stesso, abbiamo dato tutto quello che avevamo. La gara è stata spettacolare, il pubblico è stato fantastico. Quando facevi punto, comunque quando dovevi caricarti, il pubblico c'era, quindi li ringraziamo, io come tutta la squadra. Una parziale delusione che non rovina però il clima di festa nel quale si è svolta la manifestazione con il pubblico accorso numeroso per ammirare dal vivo i campioni. Si è vista una crescita notevole dei nuovi ragazzi che abbiamo inserito nel ranking internazionale, quello è un fatto molto positivo. Per quanto riguarda i nostri punti di diamante, Vito dell'Aquila, Simone Alessio e Roberto Botta, i due su tre non hanno potuto partecipare per gli infortuni ai mondiali. Simone era provato, si è visto e va bene, non dobbiamo poi pretendere troppo. Le emozioni dopo il mondiale ce ne sono state tante che ho soppresso perché l'obiettivo era fare bene qua, quindi adesso riusciranno fuori, le emozioni erano tante perché come ho scritto su Instagram per me era veramente una rivincita, quindi lo è stata preparata bene, è stata combattuta bene, quindi ne sono uscito vincitore su tanti aspetti.